so, non devo dire niente. Dico, avevo pensato, ma non l'hanno accolto, di fare una discussione tra me e te, ma forse con altri, sul concetto di raccomandazione, che è quello su cui è nato l'equivoco, perché di fatto la raccomandazione è nobile e giusta se... Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Gerret e oggi parliamo di live. Non è la D'Urso, Vittorio Sgarbi torna a Mediaset per scusarsi. Vittorio Sgarbi torna sul luogo del delitto per chiedere scusa alla padrona di casa. In questa settimana non si è parlato d'altro della lite avvenuta live Non è la D'Urso tra Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso. Il critico d'arte entra in studio con un fascio di rose. Sono rose rosse, avrei dovuto portarle bianche, potrebbero creare un equivoco. Scherza così Vittorio Sgarbi. L'equivoco è nato sul concetto di raccomandazione, che non è legato per forza a un fatto negativo. Tantomeno se dico Berlusconi mi ha raccomandato te, è nel senso che sei brava, non c'è niente di male. Qui c'è stato un equivoco nella nostra interpretazione, cioè io, tantomeno poi se io dico mi ha raccomandato Berlusconi te, mi ha raccomandato dicendo che sei brava, cosa, io cosa posso fare per te? Non è che posso darti qualche cosa. Abbiamo fatto una cosa divertente che ha fatto parlare molto. In fondo siamo stati l'ultimo argomento al di là del coronavirus e divertente di questa settimana. Abbiamo fatto una cosa violenta sul niente. Forse io aspetto delle rose. La cosa più sbagliata che potevo fare era andarmene. Mi dispiace per la tua amarezza, ma ho capito che forse eri turbata anche per il fatto che non c'era il pubblico. Se ti raccomandano a me, io non posso darti un altro programma. Raccomandare è una cosa buona e doverosa. Dopo questo lungo monologo, Barbara D'Urso accetta le rose. Accetto le rose, non ho le tue scuse, ma questa è una forma di scusa, va bene così? Va bene. Voglio così. Dirti una cosa, due cose va fondamentalmente. Bene così, devo la donna avanti. Merita tutte le scuse. Io ti considero una Barbara D'Urso accetta le rose e comprende la sua descrizione raccomandata. Però per lei raccomandata significa altro. Ha vissuto combattendo quella parola, lottando per meritocrazia, dicendo che ha insegnato questo anche ai suoi figli. Questa parola la ferisce tanto, soprattutto se si parla di lei. Poi continua a dire che un uomo dovrebbe essere molto gentile e non violento con le donne. A questa frase Sgarbi ribatte: tu mi hai cacciato dalla trasmissione. Ed è la prima volta che hai usato la parola culo. Ma ti ripeto che Dante la parola raccomandare è altissima. Barbara D'Urso lo stoppa, esordendo: non ho le tue scuse, ma ho le rose. Ed è vero, te lo dico con il sorriso, io veramente ti avrei dato dei calci in culo. Nessun concetto. Però abbiamo due visioni diverse e quindi... E poi posso dirti questo, che non penso in alcun modo che sia stata raccomandata da qualcuno. Ti raccomandi da sola. Si concludono così le strane scuse di Vittorio Sgarbi verso Barbara D'Urso. E voi? Avete visto la puntata? Se sì, scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Gerret.